Eccoci con Maurizio Mercandelli, presidente e amministratore delegato di Tecnomega, un'azienda giovane ma pure esperta, 15 anni, come li possiamo giudicare? 15 anni di storia, ma intanto Tecnomega è ragione di orgoglio per noi che l'abbiamo creata. Proprio 15 anni fa abbiamo celebrato con tutte le persone che lavorano con noi questo evento poche settimane fa. Perché l'avete chiamata Tecnomega? Beh, intanto Tecno perché sono prodotti tecnici, Me e Ga sono le iniziali Mercandelli. Titolari, uno è Mercandelli, gli altri sono altre due persone che iniziano, Garotte e Gallizioli, che iniziano con la stessa sillaba, e poi perché Mega è l'aspettativa che abbiamo di questa Tecnomega, che è sempre meno piccola. È un'azienda che è nata in anni non facili, nel 2004. Piena, quasi alla vigilia della crisi. Alla vigilia della crisi, ho dovuto affrontarla, ma è un'azienda che ci ha dato grandissime soddisfazioni perché non ha mai smesso di crescere anche in quegli anni di crisi. Quest'anno sfonderemo i 14 milioni e quindi è davvero una ragione di orgoglio per noi avere fatto questa impresa, una scelta valida. Quindi siete soddisfatti. E piccolo inciso, mi è parso che qualche settimana fa abbiate anche ottenuto un ennesimo riconoscimento, questa volta a livello internazionale e americano addirittura. Sì, Underwriter Laboratories, o la famosa UL, è stata una delle ultime certificazioni acquisite, anche perché qualche tempo fa Tecnomega ha scelto di abbandonare progressivamente il percorso di terziarizzazione che l'aveva sempre contraddistinta, ovvero avere non macchine nostre ma degli stampi che vengono dati in lavorazione a dei terzisti. Adesso è iniziato un percorso di industrializzazione con alcuni prodotti chiave della nostra gamma e per cui con nostre fabbriche, nostri macchinari e nostri dipendenti operatori. Questo percorso ha fatto sì che noi avessimo necessità di ricertificare alcuni prodotti e qua dietro alle mie spalle ci sono alcuni esempi egregi di questa cosa. E adesso li vedremo. Senta però, Presidente, alle sue spalle c'è anche un atleta sì, che si contorce non con l'agilità che avrei io, ma molta di più, come le vostre sbarre. È qui che volevo andare a parare e tra poco vedremo anche lo spettacolo. Garantisco che neanche io avrei questa agilità, questa flessibilità, però è proprio il messaggio che abbiamo voluto dare, è proprio questo, è un'associazione tra la flessibilità e la sinuosità del corpo umano e la flessibilità e sinuosità della nostra nuova barra flessibile, che pur essendo un prodotto relativamente noto nel mercato rappresenta alcune caratteristiche innovative, porta alcune caratteristiche innovative che la rendono particolarmente attraente. Non a caso, appena lanciata a ottobre dell'anno scorso, anche se qui viene rilanciata in un modo che adesso andremo a scoprire, è particolarmente benvenuta dal mercato perché ha rappresentato subito una crescita significativa, un'impennata di vendite. Senta, parliamo un attimo della fiera. Ogni anno c'è un tema questa fiera, ha un tema questa fiera, a cui dovrebbero rispondere le aziende ospiti. Ecco, come vi siete preparati a questa risposta? Ci siamo preparati facendo un grande pannello digitale che è alle sue spalle, che adesso andremo anche a riprendere. Abbiamo digitalizzato delle immagini, dei video meravigliosi che accompagnano una esibizione ancora una volta di una ginnasta simile a questa che simula la flessibilità della barra. Possiamo andare a vederla quando certo volete. Per quanto ben nota, la barra flessibile al mercato della quadristica italiana e internazionale, nel creare il nuovo prodotto che abbiamo denominato Coflex, Coflex sta per Copper Flexible Bar, abbiamo cercato di darle dei plus non presenti nella consapevolezza comune. Abbiamo intanto cercato di fare un prodotto di grandissima qualità con la scelta del migliore rame, dei migliori compound, perché ce ne sono diversi anche per altissime prestazioni, ma poi e soprattutto abbiamo dato un corollario di dati alla nostra Coflex che non erano noti. Ci siamo inventati la Coflex Color, ovvero questa linea colorata che potete apprezzare in questa teca, che permette eventualmente la identificazione delle fasi all'interno del quadro elettrico, quando non addirittura
la soddisfazione di un gusto estetico di un costruttore, di un quadrista o di un grande gruppo che vuole emulare i colori aziendali. E poi, essendo un prodotto piuttosto antipatico da gestire, da stoccare, perché è lungo 2 metri e perché è flessibile, perché si trova in sezioni grandi piuttosto che in sezioni molto piccole, è un pochino difficile da gestire, ci siamo inventati un imballo particolare, che abbiamo chiamato Coflex Packing naturalmente, che è questa canalina di cartone pressato che permette addirittura uno stoccaggio verticale. Insomma, gli abbiamo dato dei plus che a quanto pare il mercato ha sposato, perché la soddisfazione che ci è stata dimostrata è molto elevata.